Signori, signore, sono Luca Campolunghi e benvenuti in un nuovissimo video. Qui di fianco a me c'è... Ciao ragazzi! Come al solito, la Muzzolona. Allora, è arrivato quel momento lì. Io sogno da una vita di rendere mia sorella la sorella più felice del mondo. Lei è una vita, ma veramente una vita, che desidera un cagnolino. E quindi è arrivato il momento di farle questa grandissima sorpresa. Però prima dobbiamo avere l'approvazione del suo fidanzato, perché poi il cane sarà sempre con lui anche. Simo, sai qual è il più grande desiderio di mia sorella, che lo sogna da quando è bambina? Il bambino. No, calma. È sempre un figlio, ma diciamo a quattro zampe. Scusa, cosa significa? Tu giochi a calcio, sei sempre in giro, allenamenti, partite. Stavo pensando di comprare un cagnolino alla mia sorellina. Ma tu sai che lei vive con me e quindi il cagnolino viene a casa mia. Infatti, quello che ho detto è: ti piacerebbe avere un cagnolino a casa tua? Se ti dicessi di no? Se mi dicessi di no, vuol dire che non ami la Eli, eh? Quindi sì, per forza. Quindi adesso io sto andando dai miei nonni e stasera io le darò semplicemente un bigliettino con scritto, okay, tipo qualcuno ti sta aspettando e tipo la foto di un cagnolino, e poi andiamo in sti giorni in un allevamento, così andiamo a prendergli un cagnolino e se lo sceglie lei. Stasera Briandi. Il momento tanto atteso è arrivato, amore. Adesso questo passerà a me. Vai lì. Devo andare ad annunciarlo. Lei, secondo te, come reagirà? Piange. Di là c'è tutta la famiglia. Ci sono gli zii, i nonni, i miei genitori, Alice e mia sorella. Io le consegnerò semplicemente un bigliettino con scritto per Elisa. E all'interno del bigliettino c'è scritto: il tuo 2024 inizierà con quello che hai sempre desiderato. Qualcuno ti sta aspettando con la foto di un cagnolino. Andiamo. Allora, ragazzi, puoi mettere, è importante. Se interrompo è perché è importante. Rimane un regalo molto importante. E io, no, Cruz, tu siedi di qua. Non è seduto. Vabbè, che i piedi cambia poco. Allora, intanto la presentazione prima. Qui abbiamo Francè, mio cuginetto, saluta. Qui abbiamo nonna Stella. Qui abbiamo zia Carina. Qui abbiamo Cruz, tenente Cruz, mia madre. Ciao. Qui abbiamo nonno Otto, direttamente dalla Calabria. Mio zio Andrea, nonché fratello di Cruz. Qui abbiamo il mio mentore. Abbiamo il numero uno. Abbiamo Roby Campo Show. Buone feste a tutti. Dai. Mio papà. E per finire, no, qua la sedia, perché la Eli è importante. Qui abbiamo il sangue del mio sangue, la mia sorellina, la persona più importante della mia vita. E siccome io non le faccio mai... Stai piangendo, sei... Amore, perché piangono tutti? Piange il nonno! Inquadriamo! Piangono tutti! È il primo Natale della mia vita dove sono davvero felice al 100% della mia vita, di come sto, di quello che faccio, della mia famiglia, della mia ragazza, convivo, ho preso la macchina nuova, sono davvero felicissimo e volevo fare una dedica col cuore alla mia sorellina. Adesso tirerò fuori una letterina che non le ho mai scritto in tutta la mia vita, semplicemente dicendo... Ho semplicemente scritto una frase perché so quanto questa frase sia... Quindi io adesso c'ho un bigliettino qui per Elisa e tu non dovrai leggerlo ad alta voce. Voglio che lo leggi solo con... Il cuore. Il cuore. Okay. Sei pronta? Andremo in un allevamento di cagnolini e lo sceglierai tu, quello che vuoi. So che è sempre stato quello che hai desiderato. Come lo chiamerai? Prima, secondo me, devi guardarlo in faccia. Una volta puoi che dire lui è.
Sì. Comunque. Allora, mi fai un giro di commenti, per favore? Vai. Io, come avevo sentito mio nipote che partiva con questo bigliettino che doveva leggermi, mi sembrava che era una risposta più da una tu. Parola più importante, come se qualcuno fosse stato rimasto incinta. Vabbè, diciamo. Arriverà anche quello, nonno, arriverà anche quello. Calma! Con calma. Allora, commento della nonna. Io sono felicissima che arriva sto cagnolino, perché so l'Elisa quanto lo desiderava e so, perché l'ho avuto anch'io, il cane, quanto ti dà. È un impegno, questo assolutamente sì. All'inizio c'è da educarlo, fargli capire che non si fa in casa, deve essere portato giù con regolarità, cioè da educarlo, ma è come d'altronde se fosse un bambino, ma però ti dà veramente tanto, ma veramente tanto tanto. Io... Approvi? Approvo, in pieno. Regia, poi... regia, un commento di Francè per cortesia. Grazie. Andiamo. A me, al di là del regalo, mi piace proprio vedere mia emozione, il rapporto che c'è tra voi due. Sì, vero? Sì. Tanto. Bello. Speciale. Manco io. Ah, prego. Prego un attimo. Commento. Lei è d'accordo. Di... No, commento di Alice. Io sono super pro, ho sempre avuto cani, voglio che lei ne abbia una e quando magari devo andare via ci sono io, c'è mia sorella, c'è mia mamma. C'è la nonna. La mia famiglia, la vostra famiglia. Ma soprattutto, vogliamo scommettere che colui che si affezionerà di più a questo cagnolino è Roby Camposhow? Scommettiamo? Mazza che naso, sembri Ibra. Cruz, sei d'accordo? Metterei il guantino per raccogliere se la carne. Se lo metti nel borsello, Roby, te lo metti nel borsello e te lo porti in giro. E c'è la testa nella borsella. Ma io siccome avevo visto Alice particolarmente prosperosa, ho detto, speravo che era incinta piuttosto che arrivare un cane. Vabbè. Non sono incinta. Allora, ho una domanda per l'Elisa. Preferiresti il cane o diventare zia? Ah, ok. Già sto cane lo... Quindi sei felice? Ragazzuoli, neanche ve lo dico, prossimamente a sto punto faremo il video che andiamo a prendere il cagnolino. Faremo il video qui su YouTube dove porterò la mia sorellina a scegliere il cagnolino, perché è giusto che mi devi guardare e devi dire quello che mi quello prende. È mio. È da tantissimo tempo, tanti anni, ma da una vita che volevo farti questo regalo. Adesso vivi col tuo Simo, vivi a Carrara, quindi abiti in Toscana. Simo gioca e si allena tutto il giorno. Spero che questa sorpresa vi sia piaciuta, ma l'importante è che è piaciuta la mia bambolina. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete like, perché a breve si allargerà la famiglia Campolunghi.